per l'evoluzione in senso moderno della musica italiana, ha compiuto studi musicali da autodidatta, apprendendo i primi rudimenti della chitarra da un amico elettricista. L'esordio nel mondo della musica avviene proprio come chitarrista, all'inizio degli anni 60, con il complesso I Campioni, che per lungo tempo avevano accompagnato il cantante Tony Dall'Ala. Ma a lui I Campioni non bastavano e cercava qualcosa di più. Nel grande mercato della canzone, Battisti si impone inizialmente come autore, manifestando quella tendenza fin dall'inizio alla collaborazione che risulta essere una delle sue caratteristiche e prerogative più significative. Il passaggio da oscuro session man ad autore di successo avviene attraverso canzoni come Per una lira, incisa nel 1966 dai Ribelli, Uno in più, affidata a Ricky Maiocchi, Dolce di giorno, eseguita dai Dick Dick, e soprattutto, grazie al brano 29 settembre, incisa nel 67 dal gruppo Equipe 84 e lanciata da Bandiera Gialla, chiaramente un grande programma radiofonico di Arbore e Boncompagni, è così che 29 settembre e il grande Lucio Battisti arrivano al primo posto nella Hit Parade. 29 settembre. Sento in quel caffè, io non pensavo a te. Giornale, io non pensavo a te. Guardavo il mondo che girava intorno a me. L'amore, la ricorrenza del 29 settembre. Quindi improvviso lei sorrise. Ancora prima di capire, mi trovai sotto un braccio a lei stretto, come se non ci fosse che un vedevo solo lei. Thank you.
Buonasera Canosa. Buonasera Teatro Verbo. Il Miraggio. Buonasera. Buonasera a tutti. Ben trovati, ben ritrovati. Ci siamo visti qualche giorno fa per la giornata internazionale del jazz. Ben ritrovati. Allora, Raff Miraggio e la sua band, che ne pensi? Hai voglia di presentarli tu? Mi dicevi che è un tuo desiderio. Li vuoi presentare? Sì, perché a parte me loro sono tutti bravi ragazzi. Si vede. Abbiamo il nostro Tony Cicco. Ve lo ricordate Tony Cicco? Batterista della Formula 3. Perché vi dico subito che i nostri arrangiamenti strizzano l'occhio a questo gruppo, che è stato l'unico ad accompagnare Battisti nelle uniche due tournée dal vivo. Da Trinitapoli, Francesco Natale, anzi Gerardo. Alle tastiere, Vincenzo Melpignano. Lo diciamo nel Melpignano? Cioè, vuoi dire la... Sì, a questo proposito diciamo che voi siete tutti non canosini. No, assolutamente no. Voi avete cambiato anche provincia, quindi siamo vicini, però... Ma siete degli amanti del nostro teatro, assessore agli eventi. Saluto l'assessore, permettimi un attimo, l'assessore certo. Agli eventi Saverio Di Nunno. Saluto l'assessora Cristina Saggiinto dell'amministrazione comunale, perché c'è anche il patrocinio del comune di Canosa per questo evento, e un evento pro ante in beneficenza per la Fondazione Nazionale Tumori, di cui sono delegata. E dicevo, il nostro teatro lo sentite anche vostro, certo. Perché hanno molto insistito per poter venire qui, è vero, perché il nostro teatro fornisce delle emozioni, poi lo diremo dopo, uniche, che si ricordano negli anni. Infatti vorrei un applauso caloroso, così vi porteremo nel cuore per sempre. Speriamo. E continuiamo quindi al basso. Andiamo al basso, che è la nostra mascotte. Roberto Caporale. D'altra Roma. Ma di origini canosine, lo abbiamo detto prima, perché Caporale è un po' canosino. Alle chitarre abbiamo il nostro Radius, Alberto Radius. Da Cerignola, Massimo Pestico. E alla batteria Gerardo Natale. La batteria l'abbiamo già detto, ci sono due batteristi, perché ci sono due. Sempre lui. No, e alla tastiera l'abbiamo già detto. Alla tastiera abbiamo detto all'inizio, ecco. Vabbè, perché ho visto che hai ricominciato, ma il pignaro io ho ricominciato. Potevamo pure dimenticarlo, dai. No, per carità. Senti, ascoltami, vuoi spiegare un attimo, perché raccoglievo un pochino di curiosità. Qual è il motivo per cui si chiama Formula 3? Diciamo tu hai... Spiega un attimo. Giravano in tre, tastiere, chitarra e batteria. Il basso lo faceva con la tastiera il grande Gabriele Lorenzi. E quindi hanno sempre accompagnato Battisti, che poi si accompagnava anche da solo con una chitarra, anche se forse non era un grandissimo musicista, però aveva grossissime idee musicali da vendere. Sì. Ma voi avete voluto dedicare questa serata ovviamente a Lucio Battisti, ma anche, mi dicevi, alla Formula 3, perché hanno accompagnato in ben due tournée Lucio Battisti. Ha reinterpretato la maggior parte dei brani di Lucio. Con la vena rock. Rock, forse un po' nascosta di Lucio, ma che noi abbiamo sempre colto. Sì. Ed è a questo proposito che dobbiamo evidenziare, e poi vi lascio, che nel 1967 Lucio Battisti ha debuttato a Sanremo, ma non come cantante, come autore. E con che cosa? Con una canzone, Non prego per me, che ha cantato Mino Reitano. E inoltre, qui, in questo momento, nasce un sodalizio musicale che ricorderemo per tutta la vita, quello con Mogol. Vero, Raff? Certo. E che ha fatto la differenza nella vita di Lucio Battisti. E scrive anche per l'Equipe 84, Nel cuore e nell'anima, e anche per i Dick Dick, Il vento. E adesso Lucio Battisti, attraverso il Miraggio, balla Linda. Oh,
il suono. Linda, forse non mi hai. Vivi di sé, non parlo di amore, però non sai mentire mai. Bella sempre, dolce come lei. Linda, forse tu non sei. Battisti è il paradiso che scrive per Patti Pravo, che diventerà uno dei cavalli di battaglia dell'interprete. Il 1969 è l'anno che registra l'uscita del primo album, Lucio Battisti, composto da tutti i singoli fino ad allora incisi. 29 settembre, Ballalinda, Il Vento, fino a Prigioniero del Mondo e uno in più. E però con un'avventura, che Lucio Battisti arriva a Sanremo sia come autore che come interprete per la prima volta in coppia con Wilson Pickett. Nello stesso anno partecipa e si classifica al terzo posto della Hit Parade, vincendo il Festival Bar con il brano Acqua Azzurra, Acqua Chiara, che poi sarà incluso nel secondo album Emozioni, insieme ad altri 45 giri di spessore come Anna, Dolce di Giorno, Emozioni, Mi ritorni in mente, Non è Francesca. E quindi direttamente qui sul meraviglioso palco del Teatro Lembo, in miraggio, Lucio Battisti con Un'avventura. Mm-hmm.
Acqua chiara, versione Formula 3. Sono le 4
4 e mezza ormai. Non ho voglia di dormire, a quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Formula 3. L'anno chiave però della carriera di Lucio Battisti è il 1970, perché collabora con la grande Mina, con i brani Insieme e Io e Te da Soli, che da subito riscuotono un fragoroso successo. Nel contempo scrive ancora per Patti Pravo e nasce così il brano Per Te. Questo è l'anno della pubblicazione del suo secondo album, Emozioni. Di questo album vi proponiamo Il tempo di morire, 7:40, 10 ragazze, Fiori rosa, Fiori di pesco, con il quale raggiunge la vetta della classifica della Hit Parade e vince per la seconda volta il Festival Bar. Emozioni, il brano che dà nome all'album, è un po' canzone, è un po' poesia, è tanta vita. E così Battisti si conferma ancora cantautore, ma musicista, insieme a Mogol, grande paroliere e grande autore. Battisti però cambia, dalla casa discografica Ricordi passa alla casa discografica numero 1, fondata da Mogol. Ed è qui che ricomincia la grande storia con Emozioni, Il tempo di morire, 7:40, 10 ragazze, Fiori rosa, Fiori di pesco, Il miraggio. E di notte passare con lo sguardo una collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo cuore come la neve non fa un rumore. E guidare come un mazzo a fare spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire e stringere
fare qualcosa che dentro me nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. La preghiera di mattina dove non si vede un passo per ritrovare se stesso, parlare del più del meno con un pescatore per ore ed ore più, per non sentire che dentro qualcosa muore. Sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Thank you.
domani puoi dimenticare domani, ma adesso dimmi di sì. Non mi rendo, non mi rendo, non mi rendo. Riprendi tutto quello che vuoi. Adesso dimmi. Adesso dimmi di sì. Adesso dimmi. Partiva alle 7:40. Thank you.
credevo di trovare il cuore, credevo che l'azzurro di quegli occhi per me fosse sempre cielo, non è, fosse sempre cielo, non è. Posso stringerti le mani, dove sono perché tu credevi, no, sto prendendo mia. Credevo non ci fosse nessuno con te, ma scusami tanto se vuoi. Signore, chiedo scusa anche a lei, ma io ero proprio fuori di me. Io ero proprio fuori di me. Quando ti sento, posso spingerti le mani. Come sono fede che tu credi? Sbagliando di anni, dimmi è vero, 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 dimmi è vero. Questo applauso lo dedico alla dottoressa Lombardi. Grazie. Si è spesa tantissimo per organizzare tutto questo. Grazie, un applauso tutto nostro e al nostro pubblico che vedo partecipe, molto partecipe, ne sono felice. E proprio, non so se hai notato, Raffa Miraggio, queste bellissime piante, sono state messe qui da voi, sai da chi? Da un canusino che si chiama Sabino Bucci, e che ha un'azienda qui in Flowers. Ci ha fatto un regalo. Ci ha fatto un regalo, sì. Per cui un grande applauso qui in Flowers. E dobbiamo ringraziare anche ProShop, un altro sponsor dell'evento, e Di Molfetta Trasporti di Canosa di Puglia. E poi, come sempre, devo salutare e ringraziare i nostri angeli, l'OR, Teatro Nuovo, Angela all'accoglienza che mi dà sempre il sostegno. Oggi avremmo voluto con Angela presentarvi il nostro gruppo di Clown Therapy, però purtroppo per altri impegni, diciamo lavorativi anche, i nostri compagni e i nostri amici clown non sono potuti essere qui. Però ecco, noi questa serata volevamo dedicarla proprio anche all'operato dei clown, di cui noi facciamo parte, ma che rappresentano un grande sostegno anche per l'assistenza oncologica domiciliare, che è quella fornita dalla Fondazione Nazionale Tumori anche a Canosa. A Canosa, vi ho detto già molte volte, noi siamo presenti con un'equipe sanitaria, medico, infermiere e psicologo. Fino ad oggi, dal 2011, abbiamo assistito oltre 2000 persone a domicilio gratuitamente. Per cui è doveroso da parte mia invitarvi a donare anche un piccolo centesimo, serve, perché la fondazione, questa equipe, la paga, e noi come li paghiamo? Con le nostre raccolte fondi. Voi, posso dire, permettetemelo ancora, siete molto come i canosini, molto molto forti, molto attivi, veramente grandi. Io con le scuole faccio delle raccolte meravigliose, sia le dirigenti scolastiche che le docenti
E qui oggi è presente una dirigente scolastica, Amalia Balducci, che saluto. È presente una sua insegnante, Antonella Pierna, che io ormai da anni considero una volontaria della nostra fondazione. E quindi, che dire, veramente grazie a tutti, perché sin dal più piccolo bambino, mangiando per esempio il nostro panettone o il nostro uovo di cioccolato, noi aiutiamo a domicilio i pazienti oncologici, che ti posso garantire, Raffaele, non so se a Cerignola ce l'avete, ma mi diceva qualcuno che non è presente l'ANT, vi posso garantire che allunga la vita, perché se io assisto a un paziente con le giuste cure, chiaramente, ma anche col giusto sorriso e con il grande affetto insieme ai parenti, ti posso dire che la vita veramente si allunga. Per cui noi siamo qui per questo. E poi adesso tocca a te di fare un augurio. È il compleanno di una persona che non è dietro un grande uomo, perché le donne non sono mai dietro, sono sempre a fianco ad un grande uomo, che è il nostro assessore agli eventi Saverio. Oggi è il compleanno della moglie. Allora, tutti insieme un grande augurio alla nostra donna. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, Tonia. Tanti auguri a te. Grazie. Tu sai benissimo che il nostro Lucio Battisti è stato anche un produttore discografico e chi ha lanciato la Formula 3, oltre a Adriano Pappalardo, i Dick Dick anche, e abbiamo detto prima, Equip 84. E adesso però c'è proprio Formula 3, una canzone, questo è per dire a tutti, non ci siamo scordati di voi, eppur mi sono scordato di te, e questo folle sentimento che insieme è solo il giallo e solo il rosso per cavalli di battaglia della Formula 3. Dalle mani del nostro Massimo, la chitarra di Stoffa. Una ragione vera non c'è, lei era bella, bella. Rodolfo dove ma mai più blu, niente di più. Disperazione, una scelta, una dispersione, viene un sorgo, non è un fuoco. Non piange questa madre, che il bel cappello inverterà, è solo un gioco. Lo sai che tanto io ti amo veramente. Tu mi sono scordato di te, ho detto di no. T'ho fatto piangere tanto perché io sono un brutto, lo so. Rodolfo dove l'acqua è più blu, ma niente di più. Che disperazione, che accettata distrazione, era un gioco, il loro fuoco. Non piangere sale dai capelli, è solo un gioco, il loro fuoco. Lo sai che amo, io ti amo veramente.
disperazione nascerà, la disperazione nascerà, la disperazione che disperazione nascerà.
Allora. Ci vuole luce. Aspettavo le luci, sì. Allora, amore hai cantato. Amore era per Lucio Battiste la parola chiave. Tant'è vero che il suo primo vero LP è stato proprio Amore non amore. Che intendo per primo vero LP? Perché prima si mettevano le canzoni singole uno dietro l'altro, così. 45 giri, per conto, era una raccolta. Invece in questo caso era veramente concepito così e dava inizio ad un percorso nuovo. Perché noi abbiamo vari volti di Battisti. Qualcuno dice che ne abbiamo addirittura tre di Battisti e lo vedremo strada facendo. E questo Amore non amore era per metà cantato e per metà strumentale. Il terzo LP invece nasce dopo qualche mese, che si chiama Lucio Battisti volume 4, e da questo LP noi ascoltiamo oggi, grazie ai Miraggio, Pensieri e parole. Grande, grande. Tempi giusti di presentazione. Francesco, mi abbassi un attimo la chitarra, un poco. Ancora un po'. Ok. Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che prefigge il solaio, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai? Conosci me, la mia realtà. Tu sai che oggi morirei per onestà. Conosci me, il nome mio. Tu solo sai se è vero o no che credi in Dio. Che ne sai di un campo di grano, poesia di un amore profano, paura di essere preso per mano, che ne sai? L'amore mio, che ne sai di un ragazzo per bene che mostrava tutte quante le sue stelle, la mia sincerità per il tuo sangue, se tu lo sai, davanti a me c'è una fatica. Solo io.
grazie. Alla seconda voce, Roberto Caporale. Pensieri e parole, un preludio a susseguirsi adesso di tante tante emozioni, perché un altro album veramente significativo di Battisti è stato Umanamente Uomo, il sogno. E io direi che più attuale di così non si può, perché è il sogno di tutti noi avere a fianco esseri umani. E quello che sta accadendo adesso, insomma, non è proprio da essere umani con le guerre, per cui l'attualità di Battisti si conferma ogni giorno di più. E di questo, e adesso sarà qui sul palco una persona che ha calcato le scene, come si suol dire, da ragazzino, così come ragazzina ero io, così come ragazzina era Saverio Di Nunno, ragazzino era Saverio Luisi, premio di Aebe che vedo lì, saluto. Eravamo tutti qui sul palco in maniera molto amatoriale, ma questo vivere il palco, vivere il teatro ci ha fatto crescere, e io direi non proprio male, per cui sicuramente con tanta lui umanità. È cresciuto un po' di meno, però. Lui è cresciuto un po' meno, però scrive sempre che gli manca questo palco, che a Cerignola certo. Non c'è un palco così. Chiaramente i ricordi, come diceva Battisti, sono più forti magari della realtà, però lo ricorda la nostra città, il nostro palco, con tanta gioia e tanta emozione. E oggi è qui Antonio Impreso che canta E Penso a Te. Antonio Impreso. Thank you.
Secondo me Antonio è preso. È preso. Un applauso l'ha fatto perché ora devo scrivere anche la dottoressa. Grazie. E di questo umanamente uomo il sogno fa parte anche I Giardini di Marzo, Innocenti Evasioni. Ed è poi ancora tempo di Hit Parade con il grande brano La Canzone del Sole, che ha sul retro Anche per te. E adesso un susseguirsi di emozioni con I Giardini di Marzo, Innocenti Evasioni, La Canzone del Sole e Anche per te. Certa che io
mi levo fuori. Non farò una parola chiari i miei pensieri. Continuare a camminare lasciando te affliggere. Sono intanto che fumo.
Ma come mai sto qui stasera? Ti sbagli di essere, non potrei, non aspettavo, ti giuro, nessuno sta all'atmosfera. Ma come dici? Siediti qui accanto, anima mia, e dall'angolo del tuo angelo se si vuole, combinazione un po' di champagne, se vuoi non parlo. Come se era la parola in mano, possiamo pure picchiare insieme, conoscete tutti la canzone del sole. Mare mio, pure in chiare al mare mio.
sopra il prato e poi due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, quell'ero tutto sembra. E improvviso quel silenzio tra noi e quel tuo sguardo strano, ti cade il fiore dalla bocca e poi ferma, ti prego, amare. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Madonna, Madonna, dimmi cosa vuol dire solo una donna ormai. Sicuro che ha, non so chi sei, non so più chi sei, fai paura ora vai. Mattini, posti, leone, grandi e noi, spruzzi e le tue risa. Cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi? Se me lo vieni, non rispondo. Un'altra poesia poi reinterpretata da Renato Zero. Thank you.
il tuo bambino e poi dovresti accompagnare a scuola il tuo lavoro, vai. Per te che è un errore costato tanto, che tremi di non guardare un uomo vivi di rimpianto. Anche per te vorrei morire di amore, lo so. Anche per te darei qualcosa che non ho. Io resto qui a darle i miei pensieri, a darle quel che io avrei affidato a me, cercando di raggiungere chi al vento avrebbe detto sì. Ed era anche per te. Sentiamo, voi Battisti come lo ricordate? Come riservato, schivo? Molto. Era un po' così. E chi ricorda Studio 10 con Alberto Lupo e Mina? Ecco, Battisti, forse una delle poche volte che è stato in TV, si è divertito, certo. Non è stato riservato e timido, e insieme ad Alberto Lupo e a Mina ha scritto una delle più belle pagine della televisione italiana. Ha duettato con Mina, ma addirittura scambiandosi le canzoni, che all'epoca non lo si faceva molto facilmente, si era molto rigidi. E ora chiaramente abbiamo un pezzo grosso, diciamo, è vero, della canzone italiana, che è stato veramente un brano primo nella classifica italiana per moltissime, per due mesi addirittura, e possiamo dire che Lucio Battisti con questo brano ha dimostrato coraggio, grande rispetto però per l'altra musica, perché così inizia con questo brano la musica italiana diversa, che intendo dire un po' stop agli urlatori, e incomincia il nostro Battisti con Il mio canto libero. Ricordate come comincia? Lascia il sentimento. E vola sulle accuse. Si offre nuda a noi,
fermenti dell'immagine. Ormai nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. Ad essere fantasmi del passato, cadendo lascio un po' le mani, ma esalto un vento tiepido del mondo. Dolci compagni, tu non sai mandare messaggi, io mi andare. Soprattutto perché forse si capisce che non vi state annoiando. È così. Non perché se vi stavate annoiando non facevamo un mazzitello. Ancora una poesia. Io vorrei, non va bene se vuoi. Di passare la mano, innesca il mio. Ricordo come sai, non
consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa in un tempio. Ed allora solo oggi non farnetico più a guarirmi più furbo. Ho paura di chi tu. Ora siamo già più vicini. Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Come può uno sforzo immaginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare, le distanze azzurre, e le grandi terre, e mi sono esaltate. Resti solo, senza aria, tu lo sai, non si muore. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi spesso in quel letto, così ampio. Stati sul soffitto i miei giorni con lei. Io non ti abbracciare, ho paura di dirti che te mi svegliare. Ora tra di noi solo un passo. Io vorrei, vorrei, ma se vuoi. Come può un sogno immaginare il mare, anche se non voglio, torno già a volare. Le distanze azzurre e le grandi terre, le scelte di te, le risa di te, sul cielo azzurro e poi giù il deserto, e poi ancora in alto. Cantato da Lucio Battisti, ma portato a successo da
Chi era? Era, non era biondo. Era? Ok. E allora la dottoressa offrirà da bere a chi è illuminato. Molto importante.
all'interno delle loro canzoni c'è tutto il desiderio di libertà, di grande libertà senza sé e senza ma. Ed è per questo che nasce un nuovo album, Il nostro caro angelo. Vedete, di nuovo il tema del volo, l'angelo che vola. E da questo album noi ascoltiamo La collina dei ciliegi. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella il tuo coraggio con la supplica negli occhi. Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante, e quasi sempre dietro la collina del sole. Come un palo in giorno un pallone, vedrai tu, e con un colpo di becco della testa non vola bene giù, 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 e noi ancora così.
Cristina Bianchi, qualche figlio, scrivete. Bravo, bravo. E dalla collina dei ciliegi, Battisti si sposta in America Latina, perché un'altra grande passione di Battisti era la musica americana, e incide proprio Anima Latina. Ritorna però, perché va con Mogol in America Latina, ci sta circa un anno, ritorna in Italia, 2 anni di silenzio assoluto. Stava ovviamente rimescolando se stesso, i tre Battisti si stavano rimescolando per dar vita a un Battisti del tutto inedito, davvero forte, un misto tra un cantante da Hit Parade, un cantante cantautore ermetico, astratto, cervellotico, e addirittura un Battisti medievale, perché si parla e si è parlato anche del periodo medievale di Battisti. E così abbiamo un periodo di ibrido atipico con Ancora Tu, che spacca in tutte le, come direbbero i giovani di oggi, in tutte le classifiche italiane. Ma sebbene Ancora Tu diventa il singolo, spacca classifiche per la base funk, disco music, sbalordisce un po' tutti, anche perché ci sono dei collaboratori di prim'ordine come Ivan Graziani alla chitarra, oggi i Miraggio ci propongono la compagnia che è stata rielaborata e rivista anche da Vasco Rossi. E noi la facciamo con la versione di Vasco Rossi. La compagnia i Miraggio. Oggi sento
caldo e il mio cuore. Felicità. Poi decide che forse la compagnia no, basta con la compagnia, e c'è un periodo isolamento, sì, un periodo di isolamento. Fa una tournée bellissima, grandissima, con la Formula 3, e però piano piano, diciamo, si spegne e si riducono le apparizioni in pubblico. Il gruppo però Formula 3 continua, è vero? E voi siete anche un po' ispirati a questo gruppo. Noi siamo Formula 5. Una bella formula. E il gruppo, infatti, Formula 3, come hai detto all'inizio, storica, che ha sempre accompagnato Battisti nelle uniche tournée che ha fatto, ha continuato sino addirittura nel 2013. E oggi voi volete onorare anche la Formula 3 con Io ritorno solo, che è una magnifica ballata uscita a 45 giri e mai pubblicata su nessuno degli album del gruppo, e La folle corsa, che invece è una canzone però che ufficialmente non si riconosce, diciamo, Battisti in questa canzone, sì, però c'è perché fa parte insieme a Mogol e Tony Dunn. Eh sì, e poi è stata cantata da Little Tony insieme anche alla spada nel cuore. Per cui adesso, in onore della Formula 3 e sempre di Battisti, Io ritorno solo e La folle corsa. I Miraggio. Perché di me
non dirle quanto è bella. Non guardarla mai, ti resterai vicino finché non la vedrai. Non fa così, non dire sempre sì, non come me che sto morendo. Chiedendomi perché io non te lo so. Soltanto come donna. Oh no, 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 fammi capire che non si può. Tu dimmi che vorrei un'altra e lo stesso per te. Perché la mia è solo una cosa.
acceso un velo, se nel mio mondo non c'è più che io vederti vorrei, una piccola cosa, la luce mi dà, il buio. Incide 4 album dal 77 all'80, tra questi c'è Una donna per amico, Una giornata uggiosa e poi c'è un brano rappresentativo di Una giornata uggiosa che scrive sempre con Mogol, ma per l'ultima volta, perché poi l'autrice poi l'autrice sarà la compagna, la moglie di Battisti e Venezia, il nome d'arte, Grazia Letizia Peronesi. Poi inciderà alcune liriche, Don Giovanni, l'apparenza, la sposa occidentale, che cosa succederà alla ragazza, ma poi sarà quella che definiamo tutti la fine di un mito. E la fine di questa serata noi la affidiamo ai Miraggio, che sono stati splendidi, non è vero? Credo che veramente abbiamo onorato la formazione con il nastro rosa, i Miraggio! Settima fila? Ma non credo. Ma forse no, preferiscono mostrare il gradimento in altra maniera. Te lo faccio io un applauso da qui. Non devi scherzare. E
qui chiudiamo con questo brano che praticamente chiude il connubio con Mogol. Vi siete accorti che abbiamo presentato dei brani dagli esordi di Battisti fino alla collaborazione con Mogol. Ve l'ha detto anche la dottoressa. Dopodiché ci sono una serie di LP che non sono poi apprezzati dal pubblico, e anche se c'è della musica diversa, della musica elettronica. E abbiamo voluto presentarvi il Battisti che si canta sulla spiaggia, il Battisti che conoscono tutti, perché poi ci sono appunto 5 LP che non conosce nessuno, ma non sono nemmeno male. Però rompendo con connubio si dissocia un'alchimia che praticamente porta poi i Battisti a non scrivere più e poi addirittura alla morte. Certamente, fanno di noi e di loro quello che vogliono. Allora, il grazie in ultima analisi di tutti noi 5, a voi che siete stati gentilissimi, ci avete, come si suol dire, sopportato e supportato soprattutto. E per sempre con voi nel cuore, con noi nel cuore porteremo questa serata, anche perché ricorderemo che abbiamo fatto cantare Canosa, abbiamo fatto cantare anche il Teatro Lembo. A tutti buona serata ancora e con il cuore arrivederci. Un doveroso grazie lo devo dare anche a Francesco Chiappinelli in Service Pro Music, che fa un lavoro sicuramente difficile e complicato. A tutto il suo staff, grazie. Seguendo una livellola in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo di esserci riuscito, ho caduto. Sciocca un vocale doppio senso, mi ha allarmato, non è come io lo penso, ma il sentimento era già un po' troppo denso, e sono restato. Chissà chi sei, chissà che sarà, chissà che solo vivendo.
ancora? Ci hanno provato? Allora, invitiamo insieme a donare, ok, tutti insieme? Donate all'Ant, ci sono i salvadanai qui fuori, donate all'Ant. Grazie, buona serata a tutti, ringraziamenti all'assessore agli eventi, all'assessora alla cultura, Cristina Saccinto, Saverio Di Nullo, un ringraziamento all'OR, agli sponsor, a tutti e al Minaggio. E non dimentichiamo Nicola Danielli,